Noi vogliamo affermare l'idea che per capire di che cosa ha bisogno un territorio, una comunità, non si può gestire attraverso il PIL, prodotto interno lordo, che è una cifra che non dà assolutamente l'idea di quello che è il bisogno di un territorio. Ci vuole una batteria di indicatori che riguardino la presenza di asili nido, la presenza di scuole efficienti ed efficaci, la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua, e questo noi lo chiamiamo indice di progresso sociale. C'è uno studio fatto da Michael Green, che è nostro ospite, che noi vogliamo diffondere e vogliamo praticare questa nuova metodologia, che poi serve per decidere che cosa fare in un territorio. Quando tu sai che cosa il territorio ha bisogno, tu puoi fare le politiche giuste.